Ladies and gentlemen, all the people, this is Shota Belli da Cassa! Mancano 5 minuti all'inizio della stagione di football, go back, go! Subito al derby con i Vikings, dice ma che c'è fatto il video per parlare di football? Di solito li facevo, come sapete, ma invece vi parlerò di un altro. È arrivato il pirata! E mo so ca... No ragazzi, dai, scherzi a parte, sono contentissimo dell'arrivo di Murigio, ragazzi. Sì, mi piace perché mi piace per quanto è brutto. Io l'ho scritto sotto proprio al video, perché è brutto, cattivo, uno che ha fatto la guerra. Sono contento anche perché io non mi sono mai vantato delle conoscenze che comunque negli anni ci ho avuto anche nell'ambiente, e secondo me è il centravanti che ci mancava, statico, ignorante, sportellate, aggressivo, uno che è cresciuto veramente con la guerra, uno che di guerra ne ha fatta anche in Turchia, nel senso il derby di Istanbul, secondo me, è uno, ne stiamo parlando appunto ieri sera, uno dei top 10, ok? Uno dei top 10 derby di cattiveria, di sensazioni, insomma, di un certo livello proprio di calore. Una branda, una mezza branda, brutto. E vi stavo dicendo, delle mie conoscenze, so che sono contenti, nel senso, sono contenti di questo acquisto, ragazzi. Potrebbe essere quello che ci serviva, sì, davanti. Se riusciamo a trattenere Caicedo, cosa veramente... Prepara la bottiglietta, c'è la partita. Se riusciamo a trattenere Caicedo, perché la vedevo, dice, ma che è qua? Invece, se riusciamo a trattenere Caicedo, sono strafelice, anche se non vedo... la vedo molto complicata, soprattutto perché la moglie è fissata col Dubai. Ve lo potete andare a vedere nel suo Instagram, che anche durante il campionato, prima del Covid, ogni volta che poteva, boom, stava a Dubai. Quindi penso che voglia andare via, non so per quale motivo, però vabbè, spero che riusciamo a trattenerlo, anche se non ci credo. E molti mi dicono, ma come fai a essere contento del mercato da Lazio? Come faccio ad essere contento del mercato della Lazio? Ragazzi, abbiamo preso 3 giocatori. Mi sa che sta arrivando Gigia. Vabbè. Abbiamo preso 3 giocatori. È appena iniziato il mercato. A metà mercato abbiamo preso 3 giocatori. Oh, ma ve ne rendete conto? Incredibili! Incredibili! E mi dite niente. Con tutto che, anzi no, vabbè, se ci mette pure AK Pro, Kane, che mi hanno detto che non hanno fatto male, ieri non l'ho vista la partita, comunque ho visto gli highlights, vabbè, col Frosinone, sì, ho capito, però vi stavo dicendo, ragazzi, mancano 3 giocatori, ok, non arriverà il nome grosso, il grosso nome, quello che te vanno a Fiumicino, sicuramente non arriverà. Quindi preparatevi mentalmente. Porco giuda, mi sono scordato, iscrivetevi a questo canale, per favore, grazie. Poi se vi volete, se non vi piace quello che dico, vi potete pure levare dal canale. Grazie. Quindi ragazzi, stiamo calmi, abbiamo preso 3 giocatori, non penso arrivare al nome, il grosso nome. Già l'ho detto anche ieri sera, ho fatto una diretta con Asso e poi ne parlerò alla fine di questo. Loro sono convinti che sono, cioè la convinzione che sono forti, non vogliono troppe grane. Non lo so se è così. Sono un gruppo di pazzi. E un gruppo di pazzi può essere molto pericoloso, nel bene e nel male. L'ho stato nel bene l'altro anno e speriamo bene quest'anno, ragazzi, è inutile. Mi devo quasi chiudere perché mo inizia la partita, ragazzi. Avevo detto di i Green Bay. Go! Pack! Go! Ok. Diretta con Asso. Con Stefano. Allora, dopo che c'è stato il dissing di incomprensioni, però è stato un dissing che
ci siamo sentite nel mentre ce lo facevamo. Nel senso, io ho detto: guarda, io mo ti rispondo, però io l'ho detto tramite Instagram. Quindi il dissing è stato superato subito. Molti mi hanno chiesto com'è andata. È andata molto bene, perché devo dire che Stefano è stato un ottimo padrone di casa, mi ha fatto sentire molto a mio agio, nel senso che non ha mai provato a prendere qualche insulto che facevano, e devo dire pochissimi. Devo dire pochissimi e molto educati i ragazzi che lo seguivano. Anzi, qualcuno mi ha fatto anche mi ha fatto anche qualche complimento e lo apprezzo moltissimo. Perché sai, dico, mazza, vado a casa nella tana. E invece niente. Quindi ringrazio Asso, perché abbiamo fatto una chiacchiera. Guardate ragazzi, Asso, io lo reputo, anche a volte nel suo esagerare, è vero e viscerale. Non come altri che lo fanno, che fanno delle cose solo per acchiappare più follower o cose del genere. Fatto sta, iscritti al canale, fatto sta che io so 3 anni e so qui, c'ho 12, manco mamma si è iscritta, quindi a volte l'essere veri non paga, ma non mi frega niente. Quindi come ho sempre detto, continuerò a essere me stesso, non farò mai quelle cose strappacuore per, però devo ringraziare Stefano, perché glielo ho anche detto, c'è stato proprio, mi sono proprio divertito, abbiamo fatto 3 ore e sono volate. Fatto sta che mercoledì forse ne organizzerà un'altra, perché voglio conoscere lo zoccolo duro che mi fa morire dalle risate, perché ci sarà anche lui una super live. Quindi niente, da youtuber della Lazio essere invitato da altri youtuber conosciuti fa piacere, soprattutto se sono avversari o acerrimi nemici. Quindi niente, grazie a tutti, grazie a Stefano, grazie a chi ha seguito, grazie a chi mi ha iniziato a seguire dopo di quello. E poi ricordatevi una cosa: è arrivato il pirata Shrek, brutto cattivo, attenzione, non ci aspettiamo niente da te Murillo, non ci aspettiamo niente, solo sangue e sudore, no, su quella dei Packers, però sangue e sudore e rispetto per la maglietta, e sarei considerato un re. Dai, perché noi volamo e gli altri strisciano.